In questo Natale così particolare, che cosa di positivo possiamo comunque portarci a casa? Io credo prima di tutto i tanti segni di generosità, di dedizione, direi proprio di prossimità che abbiamo vissuto in questi mesi e che prevedibilmente vivremo ancora, in mezzo a una marea di sofferenze, di lutti, di malattie, c'è stata proprio questa luce. Queste piccole luci accese in tante case, in tanti luoghi di cura, in tante parrocchie, in tante associazioni. E poi ci portiamo a casa anche un desiderio di essenzialità. Ci siamo resi conto una volta in più che nella vita ci sono alcune cose che contano e altre che sono secondarie, e quelle che contano hanno a che fare con le relazioni, per chi crede con la relazione col Signore, ma per tutti con la relazione verso gli altri, verso i fratelli. Questo è ciò che rimane. Ai cittadini e alle cittadine modenesi dico: teniamo botta. È un anno difficilissimo che sta passando, è un anno dove il gioco di squadra, lo stare insieme, il senso di comunità ha aiutato molto. Un grande ringraziamento agli operatori della sanità, delle forze dell'ordine, della protezione civile, perché quest'anno c'è stato un lavoro e c'è un lavoro in corso corale straordinario. E soprattutto ai cittadini, perché sono stati molto responsabili in questo momento dell'anno del Covid. Adesso bisogna essere ancora responsabili, guardare oltre, sta arrivando il vaccino, è una grande speranza, come il Natale. Il Natale è un momento di accoglienza, di comunità e di speranza. Prima di parlare di una cosa positiva vorrei ricordare il dottor Fard, che è mancato ieri, è uno dei nostri medici, che ha dato la vita infettato dal virus e è morto per colpa del Covid, quindi è un Natale molto triste. L'unica cosa positiva che posso vedere in questo momento è il fatto che sono finalmente arrivati i vaccini e che tra qualche giorno si comincerà a vaccinare a Modena e i sanitari saranno le prime persone vaccinate. Io spero che Natale, così come l'anno prossimo, porti un po' di pace e di serenità, però ricordiamoci che l'inizio della campagna vaccinale è soltanto l'inizio della guerra. Non abbiamo vinto niente, dobbiamo continuare a mantenere le precauzioni, la mascherina, il distanziamento, il lavaggio delle mani per tutta la campagna vaccinale, che sarà lunga, difficile e piena di ostacoli. Per cui buon Natale a tutti, però ricordiamoci che è cominciata ora la guerra. Dicevo che ci sono le luci, l'albero, comunque qualcosa di gioioso, perché comunque è sempre Natale. Cercando di aiutarci, quindi la solidarietà che c'è tra tutti quanti, quindi il fatto di cercare di mantenere le distanze, utilizzare sempre la mascherina è una cosa molto importante. E il fatto che appunto si pensi anche agli altri, che ci sia un po' di questa solidarietà per tutti, e speriamo in bene nel futuro che vada sempre meglio, insomma. Positiva che mi porterò per questo 2020, che sia io che lei, il lavoro non ci manca, non siamo rimasti mai a casa, e l'unica fortuna che posso dire è questa per questo 2020. Positivo la salute innanzitutto di me e dei miei cari, degli amici, e con la speranza che sia un anno migliore per tutti, che si stia meglio e che si possa ricominciare a vivere come prima. Speriamo di positivo che sconfiggiamo questo virus e ritorniamo alla normalità e riusciamo tutti a tirare avanti con un anno nuovo migliore. Beh, di positivo sicuramente il fatto che stiamo bene in salute, quindi è importante cercare di condividere con quei pochi che possono stare con noi nelle nostre abitazioni felicità, gioia e soprattutto spensieratezza in un momento di grossa difficoltà da parte di tutti. Sicuramente riuscire a passarlo con i cari, le persone che vogliamo bene, e soprattutto in salute, dato il periodo non felice e non facile. Quindi sicuramente ha un valore maggiore legato alle persone a cui teniamo di più. Tanto è comunque Natale nonostante tutto, e il fatto di poter continuare comunque a festeggiare ognuno con le persone più care, insomma, credo che sia importante, così come credo sia importante davvero soffermarci su quello che abbiamo. Il Natale è poter continuare a fare queste piccole cose
che comunque nei margini concessi da questa epidemia si possono continuare a fare, come appunto stare con le persone a cui teniamo. Sicuramente un po' più di vicinanza con la mia famiglia, essendo costretti a stare più in casa e non in giro, amici, aperitivi, si sta più con la famiglia, mamma, papà e moroso. Siamo tutti in salute. Viviamo un Natale chiaramente anomalo, come mi sta dicendo lei, però credo che dobbiamo vivere un po' più con leggerezza questo momento così triste, cercare di pensarci meno e vivere serenamente. Qui, perché comunque con tutto il casino che c'è stato, non essere stati contagiati, non aver subito delle perdite è molto importante. Il problema di questo Natale è che non ci si può vedere come tutti gli altri anni. E quindi è quello che magari può fare un po' di tristezza. Ci saranno le restrizioni, quindi forse l'unica cosa positiva saranno i regali. E nulla di che, tutto qua. Speriamo che la cosa migliori e si possa tornare a uscire presto, che finisca il Covid. Sì, allora, diciamo che secondo me comunque la cosa più importante è stare con le proprie famiglie, sempre se ci si riesce, perché con tutte queste restrizioni, diciamo, però la cosa più importante è pensare in un futuro, speriamo che vada sempre meglio. Ci si riesce a concentrare meglio sulle persone più importanti della famiglia, come i miei genitori, infatti di sicuro quest'anno facciamo di sicuro un Natale più ristretto, e soltanto noi in famiglia che siamo in quattro e al massimo i nostri nonni, poi sì, almeno riusciamo a sfruttare questi piccoli momenti e si sta in famiglia. Abbiamo cercato di prendere anche dei giochi da fare a Natale da tavola apposta per stare tutti insieme almeno e goderci questo Natale uniti e non magari in montagna, comunque in casa, ma a noi piace lo stesso, dai, ci stiamo organizzando per addobbare la casa.